Buonasera, il mio nome è Antonio Massari, sono un inviato del Fatto Quotidiano. Siamo qui in collegamento per presentare il libro del generale Fabio Mini, L'Europa in guerra, edito per Paper First. Generale Fabio Mini è un generale di corpo d'armata, è stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa, ha comandato le operazioni di pace a guida NATO in Kosovo dal 2002 al 2003. Questo non è il suo primo libro, ne cito due. Il primo, Perché alle lettere, è uscito nel 2012, perché siamo così ipocriti sulla guerra. Il secondo, sempre del 2012, edito però per Einaudi, Mediterraneo in guerra, Atlante politico di un mare strategico. Con noi c'è anche Alessandro Orsini, il professor Alessandro Orsini, che è professore di sociologia del terrorismo, direttore del sito sicurezzainternazionale.com e autore sempre per Paper First di quello che ormai è un bestseller, Ucraina, critica della politica internazionale. Professor Orsini, lei il libro del generale Mini, Europa in guerra, l'ha letto? Immagino di sì. Cosa ne Sì, pensa? l'ho letto, ecco, è qui. Beh, trovo che sia un libro molto bello come quelli che il generale ha scritto anche in precedenza, soprattutto questo libro ha la caratteristica di essere molto denso, è un libro ricco di contenuti. Noi studiosi diciamo che un libro è ottimo quando non butti via niente. Che cosa significa? Che a volte compri un libro di 200 pagine, 20 pagine, 30 pagine sono utili e poi delle altre talvolta non si sa che cosa farne. E invece questo è un libro di cui non butti via nulla, perché ogni pagina ti fornisce uno spunto di riflessione o informazioni preziose per comprendere quello che sta accadendo in Ucraina e quindi per avere gli strumenti con cui introdursi nel dibattito pubblico su questo argomento così drammatico. E allora partiamo proprio dall'inizio, dalla prefazione di questo libro, che io adesso cito per qualche riga e chiedo, diciamo, al generale di commentarlo ulteriormente, di spiegare ulteriormente, e poi al professor Orsini di dirci cosa ne pensa. Allora, il libro comincia con questa prefazione, c'è scritto: La guerra in Ucraina è stata la giusta difesa di un paese membro delle Nazioni Unite dall'attacco alla sua sovranità da parte della Russia, suo confinante, che l'ha invasa il 24 febbraio del 2022. Però poi il generale ci dà qualche specifica in più, come dire, non possiamo arroccarci soltanto su questa premessa condivisa, devo dire, credo, in maniera unanime da chiunque. Quindi cosa dobbiamo specificare in più, fatta questa premessa iniziale? Beh, innanzitutto che la premessa risponde alla realtà, nel senso che quello che è successo è veramente stata una invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Però questa è un po' monca, è una premessa che sembra una patente di legittimità data all'Ucraina. Non solo per quello che avrebbe fatto in futuro, per cui no, una legittimazione a priori, ma anche a posteriori, per tutto quello che era successo, non per colpa di Zelensky in particolare, ma nel tempo precedente. E qui non è che partiamo soltanto dal 2014. Io ho cercato di illustrare quali sono saltati tutti i passaggi della tensione che si è venuta a creare tra Oriente europeo e Occidente in senso lato, proprio a partire dal 1997, insomma, da quando la NATO ha cominciato a espandersi. Quindi è una premessa che ha questo piccolo codice, questo piccolo questa piccola precisazione che stiamo attenti perché questa narrazione, come poi è accaduto, no, può diventare una vulgata, può diventare una cosa che passa per ovvia e che ovviamente sopprime tutto quello che può essere detto, non dico a difesa o contro la Russia o contro l'Ucraina, ma per chiarire quello che è successo tra Russia e Ucraina, e tra Russia e Stati Uniti, tra Russia e Unione Europea, tra Russia e il resto del mondo. Chiarire, spiegare, che poi spesso viene frainteso con schierarsi da un lato, mentre in realtà si cerca semplicemente di ricostruire le dinamiche storiche e
reali, no? Sì, ma Le questa in effetti, scusi se interrompo, ma questa in effetti è stata quello che è accaduto. Cioè, chiunque abbia inteso fare non una critica e neanche un commento a favore o pro o contro, ma chiunque abbia voluto fare un'analisi dal punto di vista scientifico, per quanto di scientifico ci può essere nella politica, va bene, è stato subito categorizzato, no? È stato messo etichettato, questo è putiniano, quest'altro invece è atlantico, europeista, tutte queste cose. Queste sono le etichette che servono esclusivamente per delegittimare, e la delegittimazione di qualcuno che non ha nessuna colpa, ma cerca soltanto di fare un mestiere e di portare un contributo di commento e di conoscenza a quello che succede, è un fatto gravissimo. È un fatto che l'Unione Europea, per esempio, ha sfruttato e ha abusato di questa sua capacità di interpretare il mondo europeo, parte del mondo europeo, e questa versione è diventata in pratica la censura per tutte le versioni diverse, non opposte, diverse, leggermente diverse. No, Io non credo va che bene. abbiamo qui con noi uno dei massimi esponenti, diciamo, dell'accusa di filoputinismo al mondo, cioè il professor Orsini. Ma lei di questa premessa, di queste prime righe scritte dal generale Mini, cosa pensa? Insomma, qual è il suo pensiero su questo? Sono un bello spunto di riflessione, no? Dall'idea di come viviamo in questo momento un delirio collettivo dove il mondo è capovolto. Pensi al mio caso, io sono una persona che ha problemi in questo momento in Italia perché voglio un livello di libertà più grande rispetto a quello che il mio paese è disposto a concedermi. Quindi altro che putiniano, altro che ammiratore o sostenitore della società autoritaria di Putin. Il mio problema è che voglio più libertà di quella che ho in Italia e non la voglio soltanto per me, ma anche per gli altri. E quindi sono un sostenitore, un teorico della società libera e penso che il mio paese, l'Italia, sia un paese in cui non esiste vera libertà di informazione sulla politica internazionale, no? Questo per dare l'idea del paradosso. Tutte le mie difficoltà nascono da questo problema. Voglio troppa libertà, sono evidentemente una persona troppo libera e indipendente quando parlo di politica internazionale. Quindi chi più di me può essere lontano da una società autoritaria? Quindi io mi batto per ampliare gli spazi di libertà, mi batto per una società in cui ci sia una moltiplicazione dei punti di vista contrastanti sulla guerra in Ucraina. Di contro ci sono i finti liberali, i finti difensori della società aperta, che invece fanno di tutto per imporre una sola spiegazione della guerra in Ucraina. Quindi vorrei provare a dire due parole su quello che è successo in Italia in questi mesi. In Italia è accaduto che, proprio come avviene nelle società autoritarie, di cui io sono un grandissimo nemico, è stata data una spiegazione di Stato della guerra in Ucraina. Cioè il governo Draghi ha stabilito che la guerra in Ucraina fosse scoppiata a causa dell'imperialismo russo. E questa è un'affermazione smentita da qualunque tipo di studio storico serio, basato sull'osservazione distaccata della realtà. Perché noi non siamo in questa condizione perché la Russia si è spinta fino all'estremo lembo dell'Europa occidentale. Non siamo in questa condizione perché la Russia ha acquisito e stabilito proprie basi militari in Polonia, in Germania, in Italia, fino ad arrivare alla Spagna e al Portogallo. Ci troviamo in questa condizione perché la NATO si è espansa fino all'Ucraina, e se la NATO dovesse conquistare l'Ucraina, rivolgerebbe immediatamente i propri appetiti verso l'unico Stato che rimarrebbe fuori dalla NATO in Europa orientale, vale a dire la Bielorussia. Quindi c'è stata una spiegazione di Stato basata, come nelle società autoritarie in Italia, di cui io sono un grandissimo nemico, su tre pilastri fondamentali. Il governo Draghi, i principali quotidiani italiani, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio, Radio 24, hanno stabilito che si potessero dire soltanto tre cose. Si poteva dire in Italia soltanto che
l'Ucraina avrebbe vinto senza grandi difficoltà questa guerra, si poteva dire soltanto che la Russia è un esercito di morti di sonno. Chiunque abbia provato a mettere in discussione questa narrazione non fondata sull'evidenza empirica è stato verbalmente aggredito, violentemente aggredito, calunniato, diffamato. Proprio come accade nelle società chiuse, quindi nelle società autoritarie, è stato stabilito un secondo pilastro. Cioè, si poteva dire soltanto, e si può dire, l'Ucraina vincerà senz'altro, si può dire soltanto le colpe sono soltanto della Russia, dell'imperialismo russo, e soprattutto la spiegazione di Stato in Italia prevede la demonizzazione della riflessione scientifica sulle cause della guerra. Tutto questo paradigma è fondamentalmente un paradigma oscurantista perché si basa su un atteggiamento antiscientifico. Infatti, bisogna sempre distinguere tra cosa che il Corriere della Sera, il Foglio, la Stampa, Libero, il Giornale, la Repubblica, Radio 24 non fanno. Bisogna sempre comprendere, richiamare, ricordare la differenza tra spiegazione causale e giustificazione morale. Il fatto che io da studioso cerchi di ricostruire le cause della prima guerra mondiale, dell'olocausto, della seconda guerra mondiale, le ragioni per cui gli Stati Uniti hanno deciso di sganciare le bombe atomiche sul Giappone, il fatto che io ricerchi una spiegazione causale di questi fenomeni non implica affatto la giustificazione morale. Pensi che io ho dedicato larga parte della mia vita a studiare le organizzazioni terroristiche e poi ho messo a disposizione il mio sapere per combattere contro il terrorismo. Quindi, da una parte ho cercato di spiegare causalmente il fenomeno del terrorismo, dall'altro l'ho condannato moralmente e ho cercato di combatterlo. Quindi, l'apertura del libro del generale Mini è, a mio giudizio, profonda perché fornisce subito uno spunto di riflessione. Qual è questo spunto di riflessione? In sintesi, e poi vi lascio la parola, che in Italia, che l'Italia in questo momento ha caratteristiche molto simili alla società di Putin, cioè alle società autoritarie. In materia di politica internazionale non si può discutere liberamente, non si possono fare spiegazioni causali di quello che è accaduto, delle cause profonde dell'invasione russa. E si può soltanto cantare nel coro e ripetere pappagallescamente una serie di slogan propagandistici molto deleteri. Perché? E concludo. Perché l'individuazione delle cause è fondamentale per la costruzione di una società migliore, di un futuro migliore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi prima non individuiamo le cause di un fenomeno, la guerra, non siamo in grado di rimuoverle. E se noi non rimuoviamo le cause di un fenomeno, le cause profonde, quel fenomeno è destinato a riproporsi. Ecco perché la spiegazione causale è di vitale importanza se noi vogliamo sperare nella costruzione di un mondo migliore. Sì, è come se in effetti fossimo di fronte alla rimozione del pensiero che ad ogni azione corrisponde una reazione, per cui è nucleare l'azione, nucleare la reazione diventi tifare per l'uno o per l'altro. In realtà, se non potessimo analizzare con questo criterio, diciamo, non potremmo avere delle analisi. Anche se voglio essere più ottimista, voglio dire che non è proprio impossibile in Italia avere una voce, chiamiamola così, eretica. È molto difficile, però. Ecco, bisogna affrontare molte difficoltà, però ancora ce la facciamo. Dall'analisi delle azioni e delle reazioni, delle cause storiche, io passerei sempre all'interno di questa prefazione a qualcosa che discende dall'analisi, però ovviamente siamo nel campo della teoria, della tesi, ovvero il generale scrive che questa guerra poteva essere evitata. Quindi io vorrei chiedere al generale Mini di spiegarci, diciamo, in che modo, e al professor Orsini vorrei chiedere se è d'accordo con questa lettura o se ha qualcos'altro da aggiungere. Beh, innanzitutto la guerra poteva essere evitata, ma poteva essere evitata fino all'ultimo minuto, cioè fino al 23 febbraio di un anno fa, tutto era possibile.
Ora, non era soltanto la Russia che aveva fatto delle proposte che poi sono state considerate inaccettabili, irricevibili, no? Da tutto il mondo occidentale, il quale era già pronto per fare la guerra. È inutile che vengono a dire che sono stati sorpresi, perché il buon Borrell, il piano di controinformazione, disinformazione che ha poi varato in una notte, era già pronto da 6 mesi. Quindi è inutile che stiamo a prenderci in giro. Quello che si poteva evitare era non soltanto l'invasione. Perché la Russia aveva fatto una proposta che poteva essere discussa e avrebbe dovuto essere discussa, no? Che riguardava la sicurezza in Europa, non riguardava l'Ucraina. L'Ucraina era soltanto il sassolino nella scarpa di uno e il macigno di un altro. Il sassolino nella scarpa era probabilmente quello dell'Ucraina stessa, di Zelensky, che si voleva togliere questo sfizio, questo gusto di vincere o togliere di mezzo la Russia. Poi direi anche qualche cosa su Zelensky, perché poi, sai, personalizzare troppo questi eventi, Putin da una parte, Zelensky dall'altra e Biden dall'altra ancora. E poi non porta molto, perché basta che cambia un soggetto e poi tutto quanto si rivoluziona. Bene, in ballo c'era un nuovo assetto della sicurezza europea. E ancora oggi, quindi, se quella volta ci si fosse messi a discutere a tavolino tranquillamente, guardate come siamo combinati noi in Europa. Noi abbiamo la NATO che è un'alleanza, la quale ha preso, si è presa e ha svolto molto bene il compito per tutti gli anni della guerra fredda, quello di difendere l'Europa da un blocco che era avversario, che era nemico. Va bene, e su questo. Ora, questa alleanza, da quando è sparito il blocco, come è cambiata? Io ho vissuto gli anni della trasformazione o dell'evoluzione della NATO. È stata una bestemmia dopo l'altra, cioè invece di andare a pensare a come rivalutare il compito della NATO, si è pensato soltanto a ricostruire un avversario. Noi abbiamo attraversato un periodo a partire dagli anni 90, dai primi anni 90 fino al 2000. Fino all'attacco terroristico, a un periodo in cui le minacce che non esistevano più, quelle dell'Unione Sovietica, cambiavano di nome, ci diceva che c'erano dei rischi, poi c'erano dei fattori di destabilizzazione, tutte cose per inventarsi sempre un avversario da poter combattere con lo strumento che c'era a disposizione. A nessuno è venuto in mente che quello strumento a disposizione non era più attagliato per, fra virgolette, le destabilizzazioni in giro. Non era quello. Bene, la NATO in questo periodo ha fatto veramente, ha mancato una grande occasione, che era quella di riformularsi come non soltanto un'alleanza, militare, ma come un organo politico, geopolitico, con un grande peso e una grande influenza, anche perché nella NATO, no, erano presenti i paesi più ricchi del mondo, i paesi più avanzati, i paesi quelli che trainavano il mondo. La Cina non c'era neanche. Io sono stato in Cina dal 93 al 96, in 3 anni, e quando mi ci hanno mandato mi hanno detto che era una zona periferica. La Cina era una zona periferica. Un altro, un ministro, mi ha detto è marginale. Dal 93 al 96, voi potete immaginare qual è il livello di conoscenza, non solo della politica, ma anche della logica, no? Dell'osservazione. Non si può fare. Quindi si poteva evitare discutendo dell'assetto europeo. In Europa ci sono ancora, e c'erano il 24 febbraio, le armi nucleari degli Stati Uniti, non solo, ma la NATO nel 2010 aveva già cominciato a pianificare che esisteva una deterrenza nucleare autonoma della NATO in Europa.
il che significava che non c'era soltanto più l'ombrello americano, c'erano anche le armi nucleari europee che facevano parte del blocco di deterrenza nucleare complessiva della NATO in Europa. E in questo blocco non c'erano soltanto Gran Bretagna e Francia che avevano gli ordigni nucleari, c'erano anche almeno altri 5 paesi europei che, in base a un criterio che era stato varato nello stesso periodo del nuclear sharing, no, c'era la possibilità, non la possibilità, si assegnavano a 5 paesi, tra cui l'Italia, un certo numero di ordigni nucleari per poter esercitare in proprio, quando mi dicono in proprio l'opzione nucleare. Quando mi vengono a dire che noi siamo un paese non nucleare e quindi ci asteniamo da qualsiasi influenza, intervento, e tutto è colpa degli Stati Uniti, tutto è colpa della Russia, no, della guerra... Qualcuno non riflette sul fatto che noi abbiamo all'incirca, adesso il numero preciso non lo so e se lo sapessi non lo direi, una 50 di ordigni nucleari che sono a disposizione del governo italiano per fare cosa? Per difendersi, siamo d'accordo. Ma dal 1997 in poi, con l'allargamento della NATO, sono stati inclusi nell'ambito dell'alleanza dei paesi che non avevano assolutamente i requisiti per entrare. Il requisito principale che sta stabilito nell'ambito del Trattato Atlantico è che i paesi che partecipano, i paesi membri o i paesi che vogliono aderire, devono assicurare l'incremento di sicurezza. Bene, tutti questi paesi che sono entrati, ed erano i paesi ex Unione Sovietica, no? Con molti buoni motivi e anche con molte recriminazioni, con rivendicazioni nei confronti della Russia perché è erede dell'Unione Sovietica, tutte cose che si possono anche comprendere, ma questi non davano nessun contributo alla sicurezza dell'alleanza, anzi portavano problemi di sicurezza nell'ambito dell'alleanza. Ora, il riassetto in Europa della sicurezza partiva ovviamente dalla funzione degli Stati Uniti in Europa, dalla funzione degli eserciti in Europa, perché ci devono essere 30 membri, 28 eserciti, 27 marine, tutte quante separate. L'economia di scala non si fa. Quando qualcuno dice dovete aumentare portare al 2% del PIL il bilancio per la difesa, non si riferisce a un 2% globale su uno strumento unitario e unificato, no, si riferisce che a ogni paese gli tocca arrivare al 2%. E ci sono paesi, come ho elencato nel libro, che già spendono di più del 2%. Ma il 2% poi è anche un numero sciocco, perché il 2% del Lussemburgo non servono neanche per comprare mezzo aeroplano. Il 2% dell'Italia serve a comprare 30 miliardi di roba, no? Perché è questo. Il 2% della Germania, anche quello è, come dice il nostro amico, è tanta roba, no? Insomma, ci vorrebbe senza dubbio più Europa, ma professore, la guerra poteva essere evitata se ci fosse stata più Europa, oppure potremmo anche dire è stata un'occasione mancata perché l'Europa ci fosse di più? No, sicuramente, e questo è il mio punto di vista, è mancata l'Europa, per questo c'è stata la guerra, e l'Europa non ha condannato, non ha impedito la crisi. Ricorderà quando io in televisione, credo a Piazza Pulita, parlai delle esercitazioni militari della NATO a giugno, luglio e settembre del 2021. Una ricostruzione che io ho ricostruito le relazioni conflittuali tra la NATO e la Russia dal 1999 fino al 2022. E una delle cose più importanti che abbia trovato è che Biden è sempre stato un falco nei confronti della Russia. L'atteggiamento di Biden verso la Russia è sempre stato un atteggiamento muscolare. Chiaramente, per motivi di sintesi, non posso produrre qui tutta la documentazione storica che ho raccolto al riguardo, ma
è così. Biden è sempre stato un falco. Infatti tutto è precipitato a partire dal gennaio del 2021, quando Biden è diventato presidente degli Stati Uniti. E ad esempio, pochi mesi dopo, il 14 giugno del 2021, a Bruxelles, la NATO ha svolto un meeting ufficiale, al termine del quale ha pubblicato un documento che consta di 79 paragrafi. Al paragrafo numero 69 è scritto: l'Ucraina entrerà nella NATO, e ribadiamo in questa sede tutte le decisioni che sono state già prese nel summit di Bucarest della NATO del 1-4 aprile del 2008, che aveva già portato a una crisi gravissima con la Russia, e poi nell'agosto del 2008 all'invasione della Georgia da parte della Russia, perché il summit di Bucarest dell'aprile del 2008 è quello che ha aperto per la prima volta le porte all'Ucraina e alla Georgia. L'Europa, dopo l'elezione di Biden, non ha saputo arginare l'impeto di Biden, l'impeto imperialista di Biden sul territorio europeo. L'Unione Europea avrebbe dovuto proibire drasticamente qualunque tipo di politica, e dovrebbe farlo ancora oggi, mette a repentaglio la sicurezza in Europa. Quindi la vita degli europei e il territorio europeo dovrebbero essere protetti, dovrebbero essere la prima preoccupazione di Ursula von der Leyen. Però anche qui, chi è Ursula von der Leyen? Questo è un punto importante della mia riflessione, perché chiaramente spiegare l'invasione russa dell'Ucraina richiede la ricostruzione di una molteplicità di cause, perché l'invasione, essendo un fenomeno complesso, si spiega necessariamente attraverso una costellazione di cause, non ne basta una soltanto. Però una di queste è stata anche questa figura, che è Ursula von der Leyen. La von der Leyen è una donna che è stata per 6 anni ministro della difesa in Germania, e come lei sa, non puoi essere ministro della difesa in Germania, dove ci sono imponenti truppe americane, dove ci sono importantissime basi della NATO, se non sei gradito alla Casa Bianca. E Ursula von der Leyen è stata poi eletta nel 2019 presidente della Commissione europea, perché serviva in quella posizione apicale una persona legata a mani e piedi alla Casa Bianca. E consideri che il livello di penetrazione degli Stati Uniti in Europa è cresciuto molto negli ultimi anni. Detto con un linguaggio comprensibile a tutti, se vuoi diventare presidente della Commissione europea, oggi ti serve il benestare della Casa Bianca. E Ursula von der Leyen è una donna che sta semplicemente implementando le politiche di Biden in Europa, che sono autodistruttive per noi. Che cosa vuole ottenere nel medio-lungo periodo la Casa Bianca? In primo luogo vuole ottenere con questa guerra la separazione della Russia dall'Europa, e però deve riuscire in questa impresa attraverso un tipo di guerra ideale. Qual è la guerra ideale per Biden? È una guerra che ha due caratteristiche: deve essere prolungata e moderata. Deve essere moderata affinché non degeneri nello scontro nucleare contrario agli interessi americani, e deve essere prolungata. Deve durare il più a lungo possibile affinché il processo di separazione dell'Europa dalla Russia sia definitivo. Ma è chiaro che questo non è nell'interesse dell'Europa. Non è nell'interesse dell'Europa schierarsi in assetto di guerra permanente nei confronti di una superpotenza che detiene 6.000 testate nucleari. Non è nell'interesse di noi europei. Gli Stati Uniti, quando si sono resi conto di non poter fare la guerra con la Corea del Nord, sono andati a pranzo con Kim Jong-un. Questo fece Trump a Singapore. A un certo punto giunse alla conclusione che la Corea del Nord era in grado di colpire con una testata nucleare la base americana di Guam, e quindi ha ritenuto che dovesse trovare un punto di incontro con Kim Jong-un. Perché noi europei non impariamo dagli americani? Questo è un punto del mio pensiero spesso frainteso. Io sono un ammiratore dell'intelligenza strategica di Biden, anche se condanno fermamente le politiche di Biden in Ucraina. Ma sotto il profilo dell'intelligenza strategica, Ursula von der Leyen, noi stessi abbiamo soltanto da imparare da una civiltà superiore. Sotto il profilo della strategia politica, è chiaro che gli Stati Uniti commettono anche tanti errori, e spesso le cose per loro vanno male, come è accaduto in Afghanistan o anche in Iraq, ma non c'è dubbio che quantomeno si sforzano di pensare strategicamente, cosa che Ursula von der Leyen non fa. A questo punto giungo alla conclusione di questo mio intervento, e poi restituisco la parola al generale Mini. Quando scoppiò la guerra, io enunciai una regolarità empirica che recita come segue: per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina scaglierà contro la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. E questa regolarità empirica, che io enunciai il 24 febbraio 2022, ha trovato conferma tutti i giorni.
Io dissi: guardate che se la Russia manda 30.000 soldati in Ucraina e vengono uccisi tutti a 30.000, poi ne manderà 60.000. Se ne verranno uccisi altri 60.000, poi ne invierà 120.000. Esattamente quello che è accaduto. La Russia ha sfondato il fronte con 160.000 soldati. In questo momento gli istituti di ricerca più accreditati, tutti occidentali, li cito apposta, no? Cito fonti occidentali, ci dicono che in questo momento in Ucraina ci sono tra i 320.000 e i 360.000 soldati russi. Alcuni istituti dicono che sono 360.000, altri che sono 320.000, e ce ne sono altri 150.000, quindi la bellezza di 150.000, che si stanno esercitando, che stanno in fase di addestramento e che presto andranno a combattere. È chiaro che in una situazione di questo tipo, se noi vogliamo fare come gli americani, e quindi pensare strategicamente, noi europei dovremmo pensare a salvarci la pelle. Dobbiamo renderci conto, innanzitutto, che c'è un errore scientifico di classificazione della guerra, questa è una guerra esistenziale per la Russia, e dovremmo far discendere tutte le nostre considerazioni strategiche a partire da questa corretta classificazione. Detto in altri termini, se noi poniamo la Russia in una condizione disperata, la Russia userà le armi nucleari tattiche contro l'Ucraina. Allora, qual è il mio invito? Che cosa ho in mente? Io ho in mente di proteggere gli interessi dell'Europa. In questo, incredibilmente, io sono profondamente americano, perché mi sono formato su questi temi negli Stati Uniti. Ed è lì che ho imparato che cosa sia l'interesse nazionale di un paese, che cosa significhi ragionare strategicamente per difendere l'interesse nazionale di un paese. Perciò io mi reputo molto americano quando dico: sulla guerra in Ucraina dobbiamo voltare le spalle a Biden e cercare di curare i nostri interessi, perché è esattamente quello che ho imparato studiando negli Stati Uniti. Si fa così la politica internazionale. Gli Stati Uniti hanno voltato, dopo 20 anni di guerra in Afghanistan, le spalle agli afghani democratici. Li hanno letteralmente abbandonati. Hanno fatto poi la stessa cosa con l'Iraq, hanno fatto la stessa cosa in Libia. Adesso, quando io sento questi quotidiani, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Radio 24, che si definiscono filoamericani, io dico: amici miei, voi non avete capito niente degli Stati Uniti. Non avete capito nulla di quel tipo di cultura politica. Se voi ammirate così tanto gli Stati Uniti, allora imitate gli americani e iniziate a pensare strategicamente per tutelare i vostri interessi, per tutelare gli interessi dell'Europa. Per me, essere un ammiratore degli Stati Uniti non significa fare le politiche che la Casa Bianca trova convenienti in Europa quando sono dannose per l'Europa. Per me, ammirare gli Stati Uniti significa andare negli Stati Uniti, studiare, imparare l'arte e, dove è necessario, utilizzare l'arte anche contro gli Stati Uniti, se questo non è nell'interesse nazionale dell'Italia o dell'Europa. Quindi, paradossalmente, tutto il sapere che io ho acquisito negli Stati Uniti in questo momento sto cercando di utilizzarlo per difendere non gli interessi degli Stati Uniti, ma per difendere gli interessi dell'Italia e dell'Europa. Restando, diciamo, in argomento, parlando sempre degli Stati Uniti, in generale, nel capitolo Investire sulla guerra, scrive queste parole. Io ve le leggo, poi il generale può spiegarci ancora meglio, come abbiamo fatto finora, anche il professore ci dirà la sua. Allora, il generale scrive: la vulgata di moda è sempre la stessa. L'Occidente combatte per il bene, per la democrazia, contro il male e l'autocrazia, per la libertà e i diritti umani e per la prosperità, contro la dittatura, gli abusi e la povertà. Combatte perché esiste un popolo eletto e un destino manifesto, un egemone e tanti vassalli. Però poi aggiunge: l'investimento, diciamo, rispetto a questa guerra, non prevede la salvaguardia della sicurezza in Europa, la sopravvivenza dello Stato ucraino e nemmeno il benessere e il futuro del suo popolo. Anzi, tutto questo è messo in gioco proprio dall'investimento che Zelensky ha proposto ai politici americani. Un investimento che, in cambio di armi per la guerra permanente in Europa, prevede da parte dell'Ucraina la cessione di sovranità su tutto il territorio, l'assunzione di un debito infinito, l'irrilevanza politico-economica e la rinuncia a quei valori di pace e giustizia che dice di voler salvaguardare. Beh, mi Ce sembra la che sia, spieghi meglio? voglio dire, no, spiegare meglio di Eh così sì. Entriamo non ci riesco. un po' più nei dettagli. Perché sta accadendo? Perché lei scrive questo?
I dettagli sì. Allora, innanzitutto avevo fatto, quando ho parlato di investimento, una piccola premessa su cosa vuol dire l'investimento, cioè investire in termini proprio anche finanziari significa rischiare qualche cosa per avere un utile, un ritorno. Allora, tutto, quando c'è qualsiasi investimento che prevede la guerra, bisogna invece parlare che invece di investire è soltanto spesa pura, perché a meno che non si vinca e non si faccia la debellazione dell'avversario e si faccia poi preda di tutto il suo bene, le sue materie e le sue popolazioni, a meno di questo che è ormai bandito dal diritto internazionale. Perché non si può fare più la preda neanche dell'avversario, neanche del nemico. Bene, questo non è un investimento, è una spesa pura che va ovviamente a favore di tutti quelli che sono coinvolti nella guerra e sono quelli che prima la vogliono. Poi la organizzano, poi mandano qualcun altro a fare la guerra. E mentre fanno la guerra, alimentano la guerra. Mentre l'alimentano, devono ovviamente guadagnare, mentre l'alimentano. E poi quando è finita, bisogna ricostruire, così almeno altri soldi e altri investimenti, questa volta si possono veramente fare. È un giro che l'investimento nella guerra è di per sé un non investimento, è una spesa. Ma nel mondo oggi, soprattutto nel mondo economico e finanziario, in questo nostro sistema, la guerra è un grande beneficio. La guerra è un fattore non tanto di investimento, ma di arricchimento per ciascuno, e invece di completa deprivazione degli altri, non necessariamente gli sconfitti. Perché quelli che subiscono l'investimento altrui e soprattutto l'investimento delle grandi potenze sono anche gli alleati. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, noi siamo alleati nell'ambito della NATO, ma siamo alleati anche dal punto di vista bilaterale, siamo alleati, perché non è soltanto la NATO che ci tiene insieme. Noi italiani con gli americani siamo a corda doppia, siamo uniti perché ci sono 300 trattati bilaterali che stabiliscono che noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo fare quello, dobbiamo cedere questo, dobbiamo cedere quell'altro e così via. Le ambasciate statunitensi in tutto il mondo fanno public diplomacy, vuol dire fanno influenza, pressione sui governi affinché rimangano consenzienti o comunque anche insomma diano il contributo agli Stati Uniti. Io molti anni fa, ormai molti anni fa con l'IMES, tirai fuori un argomento. Guardate che gli Stati Uniti, come diceva il professor Orsini, hanno una visione strategica che noi ovviamente non abbiamo, loro hanno anche la dimensione diversa. Loro sono una grande potenza insulare, noi siamo un microbo continentale. Non è una cosa da parlare. Però gli Stati Uniti hanno questa capacità di e intervenire, hanno l'idea di che cosa si può fare e tutto quello che devono fare gli altri deve essere misurato, perché gli Stati Uniti, una grande forza che hanno l'accountability, cioè la responsabilità contabile nei confronti di qualcuno. E il Congresso americano ogni anno fa un rapporto. L'ufficio, in pratica l'ufficio del bilancio del Congresso, fa un rapporto nel quale viene elencato il contributo che ciascun paese estero, un contributo alla sicurezza americana, non alla sicurezza globale, non alla sicurezza della NATO, no. Il Congresso americano valuta e c'ha la tabellina con tutti i paesi che in soldoni danno contributo alla sicurezza americana. Noi siamo uno dei paesi che contribuisce in maniera più attiva e più sostanziale alla sicurezza americana.
Ora, finché la sicurezza americana era anche la sicurezza nostra, perché eravamo tutti in un blocco, questo blocco era, poi anche sul blocco dove poi si potrebbe discutere, ma voglio dire, la cosa poteva anche andare bene, nel senso il bene tuo, il profitto tuo è anche un po' il profitto mio, il bene mio, e si poteva fare. Ma questo non è più così dal 1989. E dal 1989 in poi questa valutazione dei paesi, buoni e cattivi, in relazione al contributo in soldoni che danno agli Stati Uniti, alla sicurezza degli Stati Uniti, è diventato un'unità di misura anche per valutare i paesi dal punto di vista politico. L'investimento in guerra, questo investimento che stanno facendo gli Stati Uniti, lo stanno facendo in maniera proprio aperta, non hanno segreti. Quando saltano i gasdotti dicono è una grande opportunità per i nostri esportatori di gas liquido, e basta, non c'è problema. Dobbiamo promuovere la transizione ambientale, va bene, facciamo miliardi, miliardi, miliardi affidati e dati alle imprese americane affinché rivoluzionino i propri modi di produzione, e la stessa cosa deve essere fatta anche in ambito europeo. Ma c'è un piccolo problemino: negli Stati Uniti può funzionare, ma poi gli Stati Uniti in Europa fanno preda, eventualmente si basano sulle risorse nostre, o comunque ci danno loro le risorse che poi ci costano di più. Quindi per loro è un investimento, per noi è un investito, nel senso che siamo proprio travolti da un dramma. Non è che si può fare diversamente. Ecco l'investimento. Io introdurrei, professore, mi perdoni, mi aggiungo con un'altra domanda e cerchiamo di portare, diciamo, tutti i fili a conclusione. In queste ore, diciamo, c'è l'incontro tra il presidente Putin e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. Cosa possiamo aspettarci da... Ma sostanzialmente niente. Ne ho parlato proprio sul Fatto Quotidiano nella mia rubrica del martedì, che si chiama Nuovo Atlante, e poi sempre sul Fatto Quotidiano anche domenica sono uscito su questo argomento: quale potrebbe essere il ruolo della Cina nella contesa tra l'Ucraina, la Russia e il blocco occidentale. La mia risposta è nessuno, e le spiego in due parole perché. Una delle ossessioni degli Stati Uniti è la penetrazione strategica della Cina in Europa. Per nessun motivo al mondo Biden concederebbe alla Cina di diventare il perno delle relazioni internazionali in Europa, vale a dire la potenza che media in questa guerra da cui dipendono i destini dell'Europa. Questo è un ruolo che Biden riserverà a se stesso quando riterrà che sia giunto il momento di giocarlo. Fare della Cina il paese che media, presenta un piano di pace, significa anche conferire a Xi Jinping un potere di rimbrotto, un potere di rimprovero. Significa porre la Cina al centro della scena europea con Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Italia, che gravitano come satelliti intorno a questa potenza mediatrice. Tra le altre cose, non riesco a immaginare quale possa essere il ruolo della Cina in questa contesa, in quanto la Cina è atterrita dalla possibilità che la Russia venga sconfitta di fatto per mano della NATO più l'Ucraina. Questo sarebbe un rovescio geopolitico e geostrategico per la Cina molto grande, perché la Cina considera la penetrazione della NATO in Ucraina alla stregua della penetrazione degli Stati Uniti a Taiwan. Quindi il problema della Cina è arginare l'espansionismo americano, impedire che un colosso come la Russia crolli, soprattutto perché questo colosso è un alleato di fatto della Cina. Infatti, non dimentichiamo che la Cina ha condannato la penetrazione della NATO in Ucraina, ma non ha condannato l'invasione russa
dell'Ucraina. Aggiungiamo che in molti modi la Cina sta cercando di aiutare la Russia in questa guerra. In tutto questo discorso la Russia si prepara alla terza guerra mondiale. Questo non significa che scoppierà, significa che Putin sta mettendo in atto una serie di mosse per essere pronto a uno scenario di questo tipo. Tant'è vero che ha firmato un decreto che porterà i soldati russi a 1,5 milioni entro il 2026, tant'è vero che alcune settimane fa è stato introdotto l'addestramento obbligatorio nelle scuole superiori in Russia e nelle università. Tant'è vero che lentamente, ma progressivamente, la Russia sta trasformando l'economia nazionale in economia di guerra. Torno a ripetere, questo non vuol dire che scoppierà la terza guerra mondiale, significa che il Cremlino, saggiamente, accortamente, sta organizzandosi per fronteggiare un'eventualità di questo tipo, cosa che noi italiani non stiamo facendo, perché in Italia non c'è un dibattito pubblico che gravita intorno alla domanda: ma se scoppiasse la terza guerra mondiale, noi saremmo pronti a presidiare il Mediterraneo? Perché, caro Massari, se dovesse scoppiare la terza guerra mondiale, starebbe all'Italia presidiare il Mediterraneo. E io le posso assicurare che, purtroppo per noi, nonostante io sia un ammiratore della nostra Marina Militare, che noi dovremmo ringraziare 1000 volte al giorno per il grandissimo lavoro che fa per noi, la Marina Militare italiana non è in grado di fronteggiare una terza guerra mondiale. A me viene spesso in mente il discorso di Alberto Sordi. Alberto Sordi rilasciò un'intervista in cui raccontò la sua testimonianza diretta nel giorno della dichiarazione di guerra di Mussolini a Piazza Venezia, il 10 giugno 1940. Ebbene, quell'intervista, che è disponibile su YouTube, ha una grandissima profondità culturale e un grande spessore sociologico, perché Alberto Sordi descrive alcune caratteristiche fondamentali della classe dirigente del nostro paese, in particolare della classe politica, perché in Italia generalmente i militari sono più avveduti dei politici. E Alberto Sordi racconta, cioè, era il 10 giugno e gli italiani sembravano impazziti a Piazza Venezia, tutti esultavano. Io purtroppo non sono bravo nel dialetto romano, e poi dopo imitare Alberto Sordi per me è un sacrilegio, lì è un gigante che andrebbe soltanto guardato e ammirato. Però Alberto Sordi dice: sembrava il festeggiamento del programma della festa dei Noantri. Andiamo, evviva la guerra, fama la guerra. Quando io sento, non lo so, i vari Calenda, no? Senti i Calenda, non soltanto Calenda, no? La stessa cosa, fama la guerra, evviva la guerra, mandiamo le armi, sì, mandiamo i cannoni. Poi tutte queste persone ti danno l'idea, come descrive Alberto, poi Alberto Sordi dice Alberto Sordi, che gli italiani semplicemente non si rendevano conto di che cosa significasse la guerra a cui stavano andando incontro, perché erano completamente immersi nella propaganda. Lei pensi quando Calenda va a Piazza Pulita e dice, ma per scontato, come un atto di fede, ma la cosa è semplicissima, per risolvere il problema basta dare le armi agli ucraini, gli ucraini sicuramente vinceranno, no? Allora io anche sul mio canale YouTube mi sono rivolto a Calenda e ho fatto: scusi Calenda, ma lei, ma chi gliela dà questa certezza? Cioè, chi gliela dà questa certezza? Cioè, lei dà 90 carri armati all'Ucraina, 130 carri armati all'Ucraina, che cos'è, un atto di fede? Chi le dà la certezza che l'Ucraina sconfiggerebbe la Russia sul campo? Io ovviamente cito Calenda per citare tutto questo, questa compagnia dei Noantri italiana, e la Russia ha 14.400 carri armati, e sono 14.400 i carri armati della Russia. Adesso chiaramente una parte di questi possono essere gettati nella mischia. E questo è il fenomeno che noi oggi abbiamo in Italia. La compagnia dei Noantri, tutto questo fronte bellicista, quando parla, non sa di che cosa sta parlando. Quando scoppiò la guerra, io dissi subito, andiamo a una mediazione, perché in questo momento, io lo dissi oggi è il 24 febbraio, noi siamo ancora in tempo per proteggere l'Ucraina. Quindi andiamo a trattare sul Donbass e sulla Crimea. Dissi, non facciamo passare i mesi, perché con il passare dei mesi la situazione in Ucraina diventerà sempre più tragica. È vero o non è vero? Certo che è accaduto, perché oggi l'Ucraina, dopo 12 mesi di guerra, è in una condizione molto peggiore rispetto
a febbraio e a marzo del 2022. E fra 12 mesi l'Ucraina sarà in una condizione peggiore rispetto a quella in cui si trova adesso. Perché l'idea della compagnia De Noantri in Italia, secondo cui l'Ucraina sarà sconfitta sul campo, è semplicemente l'idea della compagnia De Noantri. Noi non abbiamo ancora visto niente. Quando noi parliamo della guerra in Ucraina, noi non abbiamo ancora visto niente. La Russia ha scassato l'Ucraina con 160.000 soldati. Adesso ne ha 360.000 più 150.000 che si addestrano nelle caserme. E sta ammassando grandi quantità di truppe. Si parla, i vertici ucraini dicono, pensi, Massari, che la Russia è talmente sovrastante che gli esperti di sicurezza internazionale, gli analisti militari, noi studiosi, noi non siamo in grado di prevedere quali saranno le sue mosse, perché è talmente sovrastante che ha di fronte a sé una molteplicità di azioni possibili in Ucraina. Quindi c'è chi dice adesso la Russia sfonderà il fronte all'altezza di Sumy, c'è chi dice investirà queste truppe principalmente per prendere il Donbass, c'è chi dice investirà queste truppe per una manovra tenace che parta dal sud dell'Ucraina e contemporaneamente dal nord dell'Ucraina per poi intrappolare completamente il Donbass e massacrare tutto. C'è chi dice che usa queste truppe per sfondare il fronte nuovamente dalla Bielorussia e puntare direttamente su Kiev. C'è chi dice che investirà queste truppe per un'offensiva dal mare per prendere la Crimea. Ma qui stiamo parlando dei massimi esperti di questi temi, i quali, che ne so, il New York Times, il Washington Post, non sanno ancora che cosa la Russia intenda fare, perché sta mettendo in campo troppe risorse. Allora, la mia idea qual è? Nell'interesse dell'Ucraina, nell'interesse dell'Europa, andiamo a mediare oggi, perché se è vera la regolarità empirica che io ho enunciato e finora ho sempre trovato conferme, cioè per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina lancerà contro la Russia ne lancerà 10 contro l'Ucraina, e fra 12 mesi l'Ucraina non starà meglio di come sta adesso. Noi ci aspettiamo una grande offensiva di terra tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, quando si asciugherà il grande fango. Altri esperti dicono no, in realtà l'offensiva russa, la grande offensiva russa è già partita ed è graduale ed è progressiva. Ad ogni modo, l'Ucraina non sta bene. In Italia noi non stiamo rappresentando correttamente i fatti. Chiarissimo. Abbiamo raggiunto, diciamo, un'ora di conversazione. È stata veramente molto interessante. Ci sono molte cose che non sapevo che adesso, diciamo, so grazie a questo collegamento. E io voglio, diciamo, chiudere questo collegamento leggendo la quarta di copertina del libro del generale Mini, che vi faccio vedere qui, L'Europa in guerra. C'è scritto, scrive il generale Mini, al prossimo processo di Norimberga, sul banco degli accusati per i crimini di guerra e contro la pace, ci saranno senz'altro coloro che avranno perduto la guerra. Ma non sarebbe male che una volta tanto ci fosse anche qualche rappresentante di chi l'ha vinta e l'intera schiera di chi non ha fatto nulla per impedirla. Insomma, mi sembra una grande utopia, però le utopie, diciamo, ci aiutano a sperare nel futuro, È vero, è vero, è vero, è anche vero. perché se così fosse, generale, non avremmo più guerra, diciamo, se si realizzasse un processo di questo tipo. Beh, no, ci sarebbero delle guerre diverse. Guardate che le guerre, io l'ho sempre detto, non è che ce ne comincia una e finisce e poi ricomincia un'altra. No, la guerra è un continuum, la guerra è guerra. E poi le manifestazioni possono essere in un modo o in un altro, ce n'è una o in un altro. Veramente stiamo raggiungendo il livello della guerra permanente, proprio come mentalità. Ci sono politici che pensano soltanto in termini di guerra, non ci sono politici che parlano, non dico in termini di pace, ma almeno in termini di stabilizzazione, non ci sono. Siamo di fronte a un incremento costante, questa è la situazione. Ah, certo. Va bene, io invito chi ci ha seguito a leggere L'Europa in guerra, edito da Paper First, scritto dal generale Mini. Ringrazio il professor Orsini, ringrazio il generale. Grazie a voi. Grazie a tutti e buona lettura.